Tullio. No. Tu non parli alla Consob cosa facciamo a morto e digli abbiamo perso l'87%. Tu vai là e dici, siamo grandi, abbiamo tenuto il 13, che come numero guarda pure bene. Hai capito, Tullio? Perché il mercato, eh? È in crisi. È femmina! Tullio! Sittanusa maschio, te la dà! Dai, insisti! Vedo grande potenziale in te, però insisti! Vatta a fare una lampada che pari morto, dai! Dio, che ansia sto cambiamento di look. Ma sei sicuro, Aldo, sì? Ritornerai in prima serata, non avere dubbi. Mi scusi se mi permetto, ma cosa risponde, sì o no? A quale domanda, scusi? Guardi! Sabrina, vuoi sposarmi? Io non sono cretina, hai capito? È solamente la mia immagine in TV, è chiaro? Non mi toccare. Fuori, per favore. La banca va male e tu hai bisogno di sviare la stampa, è vero? Ma io non mi faccio usare da nessuno perché io facevo il 28% di share, capito? Amore, aspetta un cazzo. Aspetta un cazzo! Io la distruggo con la tua immagine di merda, hai capito? Sì. Io faccio un comunicato stampa e dico che ce l'hai piccolo così. Quante volte io dico che... Amore, veramente. Scusami, veramente. Mi sono confidato con un mio amico della Consob, che l'ha detto a un amico della City, che si scopa uno del gossip, va bene? È colpa mia se i miei sentimenti fanno notizia. Piccolotta, dai, dai. I tuoi che? I miei sentimenti. Non vorrei mica dire che mi vuoi sposare davvero. Sì. Ma non è mai uscita una notizia vera su Vip & Gossip? Oddio, mi viene da piangere. Te prego, fa finta di non aver visto mai sto giornale. Sabrina. Mi vuoi sposare? Non lo so, così su due piedi. Il regime prescelto la comunione dei beni. Amore, sì! Amore. Beh, Gina, te lo giuro! Potà le ha dato un diamante che sembra il coglione di un toro. Sì. Con queste foto qua mi compro un salone in centro a Palazzo.